Il presidio diciamo, va per la turnistica. Adesso noi della squadra A dobbiamo fare dalle 2 alle 10, poi dopo ovviamente chi vuole viene qua e fa il presidio, insomma. Sì, ogni tanto magari anche con mamma organizziamo, facciamo le crostate, biscotti, caffè caldo, comunque per essere solidali con i lavoratori dell'AS andiamo giù. Papà è entrato nel 95, quindi quasi 20 anni che sta qui dentro, quando sono nata io è entrato. Diciamo Terni è prevalentemente una città industriale, ha sempre lavorato di questo. Tutti noi abbiamo avuto generazioni precedenti alle nostre che hanno lavorato nell'acciaieria. Se chiude l'acciaieria chiude anche la città, chiudono i negozi, chiudono i supermercati, i commercianti. Il CEO, diciamo, della Thyssen ha detto che voleva dismettere l'acciaio inossidabile vendendolo. Sono venuti fuori questi finlandesi, il lato Kumpu, dicendo che ne avrebbero fatto fiore all'occhiello. All'improvviso, diciamo, è intervenuta questa Commissione europea e diceva che certe operazioni non potevano essere fatte perché altrimenti a livello di Commissione europea, per garantire l'equilibrio tra le multinazionali che lavoravano nel stesso settore, quindi quello delle acciaio inossidabile in Europa, non si poteva avere il 51% delle azioni, quindi non poteva avere il monopolio del mercato dell'acciaio in Europa. Ma la Comunità europea vuole impedire la costruzione di un cartello, di un monopolio nell'acciaio, però poi a farne le spese siete voi operai. Adesso sul carniere dei sacrificati c'è salita Acciai Speciali Terni. La verità è una sola, che noi siamo andati lì, volevamo andare al Mise, solamente che appena ci siamo leggermente appoggiati sulla polizia, non so chi era perché penso che sia stato un comandante di loro che è subito caricate e ci hanno ammazzato. Ho 16 anni che sto qui al lavoro, se dovessi essere licenziato non so dove andare. Chi ti prende a 38 anni? Dove vai? Cioè, io vorrei averci anche dei figli, ma come fai a fare dei figli? Cosa chiedete oggi al governo? Quanto interessa al governo mantenere in piedi lo stato siderurgico italiano? Sì, mi domando pure se ce l'abbiamo un governo. Perché qui chi viene in Italia fa quello che gli pare, fa i comodi suoi e nessuno gli dice niente. Non ci stanno le politiche industriali. Non bisogna rifare le politiche industriali, cosa che nessuno sta facendo. Qui il problema è l'articolo 18, cioè non mi sembra che sia questo il problema. Il problema è che non c'è lavoro. Secondo te questo è un governo di sinistra? No, chiaro e schietto. Vabbè, lascia perdere il governo perché ci starebbe da dire e non si finisce più. Anche quello democristiano che si reputa uomo di sinistra, che a me non mi rappresenta per niente. Io non glielo ho dato voto, lo dico apertamente, non è me ne vergogno. È solamente un dittatore, il figlio cioè Berlusconi. Come lavorare nell'acciaio a Terni? Ma guarda, non è, diciamo, stare in fabbrica un lavoro che è bellissimo, via. Però io mi ci trovo bene, sinceramente adesso sono 14 anni e vorrei continuare, ecco. Allora quando entrai ero orgoglioso di poter continuare, diciamo, lavorativamente parlando, il mio genitore, che anche lui ha lavorato in questa fabbrica. Purtroppo ecco quello che ci hanno portato. Loro, scusate la parola, s'abbuffano come porci e noi ci fanno fare la fame. Il tuo papà sta a Bruxelles oggi a fare che? Sta sotto al Parlamento europeo e è entrato con la delegazione degli operai e è partito ieri, torneranno domani con lavoratori, sindaco, sono andati su. Ce l'avete molto con il governo tedesco, no? Sì, perché comunque fondamentalmente sono loro i padroni di questa azienda. Il nostro Stato, il nostro governo ha consegnato l'Italia sulle mani delle persone altrui e quindi di conseguenza dobbiamo farci sentire anche sotto l'aspetto del governo tedesco. Una settimana che non ci pagano, per ricatto però, non perché non ci stanno i soldi, perché se noi rientravamo a lavorare i soldi ci stavano. E ora con le parole è ora da finire, tocca fare fatti e fatti concreti.
staremo a vedere adesso giovedì a Roma quello che ci diranno, quello che ci faranno sapere, e poi di conseguenza si prenderanno provvedimenti. Quello di permettere che vengano erogati gli stipendi, e quindi siamo semplicemente di fronte al fatto che venerdì e lunedì c'è questa sospensione per pagare gli stipendi e la trattativa prosegue, messe nulla dall'acciaieria, e lo sciopero prosegue.